È giunto il momento di andare a rispondere a un'altra delle domande che mi fate più spesso. La domanda è la seguente: ma Luca, quali libri ci consigli da leggere per avvicinarci al mondo di Bitcoin, per scoprirlo o per approfondirlo? Oggi ho selezionato 6 libri appartenenti a 2 categorie. 3 libri appartenenti alla categoria dell'analisi fondamentale, quindi a capire appunto che cos'è Bitcoin, come funziona dal punto di vista tecnico, qual è il suo ruolo, il suo potenziale ruolo nell'economia, quindi libri da holder, chiamiamoli così, mentre ve ne ho selezionati anche altri 3 dedicati di più agli investitori, ai trader, a coloro che vogliono capire anche la psicologia dei mercati, proprio perché sono le 2 tipologie di domande inerenti alla scelta dei libri che mi fate più spesso. Tenetevi forte perché è una bella selezione, bella completa ed è un ottimo modo per iniziare o anche migliorare la nostra comprensione di Bitcoin e dei mercati. Quindi partiamo subito con i libri da holder. Purtroppo non posso fare il figo e tenerveli in mano facendoveli vedere perché in realtà ce li ho tutti sul Kindle in edizione digitale. Io lo preferisco ai libri cartacei, lo so, è discutibile, ma per me è così. Il primo è il famosissimo The Bitcoin Standard. È la Bibbia degli holder, viene definita in questo modo perché di fatto parte prendendo il discorso da lontano, quindi spiegando i diversi sistemi economici, diversi sistemi monetari, anche facendo un interessante excursus storico, e alla fine spiega, e ci si affeziona anche particolarmente, il cosiddetto gold standard, ovvero quella situazione nella quale l'emissione di valuta era legata a un sottostante d'oro. Il gold standard è anche il nome da cui evidentemente prende il titolo. Parte proprio da lì per vedere poi come è evoluto questo sistema nel tempo, che sapete è andato perso ed è stato sostituito dalle cosiddette valute fiat, il cui nome in latino significa proprio così sia, cioè un'imposizione, il che significa che qualcuno, nello specifico la banca centrale, ha deciso che quello è il valore di quella moneta, e ne spiega un po' quali sono state le conseguenze. Proprio da questo excursus storico si arriva a parlare in maniera quasi naturale di Bitcoin e di quello che potrebbe essere il suo ruolo in un'economia, in un sistema monetario fatto in questa maniera. È un libro che ho trovato molto scorrevole e gradevole da leggere ed è veramente alla portata di tutti. Non ci sono particolari tecnicismi, ve l'ho detto, non è un libro incentrato sul come funziona Bitcoin, sul codice di Bitcoin, lo scripting, la crittografia e quant'altro, ma lo guarda più dall'alto e cerca di inquadrarlo in un panorama economico e finanziario e monetario che è quello attuale, pensando anche al futuro e soprattutto confrontandolo con il passato. È un excursus molto piacevole da leggere. Inoltre il libro è disponibile anche in lingua italiana, io personalmente l'ho letto in inglese, quindi non conosco la qualità della traduzione, ma me ne hanno sempre parlato assolutamente bene. Poi andiamo avanti e ci sono i libri che sono considerati must read del mondo delle cripto, non solo di Bitcoin. Sto parlando dei libri di Antonopoulos, di cui vi consiglio tra le altre cose di seguire il canale YouTube, perché è una persona che parla, si è fatto un po' portavoce dei fondamentali di Bitcoin da sempre e affronta dei temi molto interessanti, ripeto, dal punto di vista fondamentale. Quindi si parla di nuovo di economia, di finanza, di moneta, di privacy, insomma di libertà. Sono dei concetti che vengono trattati nei suoi speech che sono disponibili sul suo canale YouTube. Lui ha scritto anche 3 libri, di cui uno in realtà in 3 volumi, e io ve li consiglio tutti. Il primo è Mastering Bitcoin, che ormai è talmente famoso che non ha bisogno di introduzioni. Mastering Bitcoin è la Bibbia di Bitcoin, quindi non parla di Bitcoin soltanto dal punto di vista monetario, economico e quindi ad alto livello, anzi a quella è dedicata una parte minore. La parte maggiore è dedicata al tecnicismo, quindi vi parla di come funziona Bitcoin dalla A alla Z. Ragazzi, è incredibile come leggendo quel libro si riescano a capire dei concetti anche apparentemente complicati, perché sono spiegati con un linguaggio estremamente semplice e appetibile a tutti. Io credo che
non ci siano particolari difficoltà a comprenderlo. È vero, si arriva in certi punti a dei tecnicismi molto dettagliati e molto elevati, però quei punti sono anche saltabili volendo, perché non sono fondamentali per la comprensione dell'intero libro. Si può leggere con diversi livelli di approfondimento. Io ovviamente consiglio sempre di approfondire ogni singolo dettaglio, perché davvero è interessante anche capire il funzionamento più a basso livello di Bitcoin e perché funziona così bene. Lo capirete bene dopo aver letto questo libro. Mastering Bitcoin, anche lui è disponibile tradotto in lingua italiana, e la traduzione anche in questo caso dicono che sia estremamente ben scritta. Io di nuovo l'ho letto in inglese, ma riporto esperienze altrui. Oltre a Mastering Bitcoin c'è Mastering Ethereum, che ve l'ho messo come più uno, come bonus, non è incluso nei 6, è il 7° perché non parla di Bitcoin ma di Ethereum, e allo stesso modo di Mastering Bitcoin vi spiega come funziona Ethereum in maniera specifica e dettagliata, vi spiega come funziona uno smart contract ma a basso livello proprio, vi fa degli esempi di smart contract, addirittura è come se fosse scriviamo uno smart contract insieme, si arriva anche a quello. E quindi io lo consiglio, Mastering Bitcoin e Mastering Ethereum, li consiglio a chi vuole una comprensione approfondita di Bitcoin e di Ethereum fino al livello tecnico. Personalmente credo che siano dei must per tutti, cioè dovrebbero, quantomeno chiunque dovrebbe provare a leggerli e poi vedere quello che riesce a capire e quello che preferisce sorvolare, perché chi non ha una formazione prettamente tecnica magari certi punti li può tranquillamente sorvolare, ripeto, senza rovinare la comprensione complessiva del libro. Però io lo consiglio assolutamente a tutti come lettura. Sempre di Antonopoulos c'è una collana divisa in 3 volumi che si intitola The Internet of Money. Qua ritorniamo a un livello più alto, quindi simile a The Bitcoin Standard come livello linguistico e come temi trattati, è una raccolta degli speech più famosi di Antonopoulos, quindi sono dei pezzi appunto di discorsi che lui ha fatto pubblicamente, alcuni sono disponibili anche sul suo canale, raccolti in 3 volumi. Sono solo in inglese, se non erro, questi purtroppo, ma ragazzi sono credo il massimo dell'entry level riguardo a Bitcoin, perché è spiegato veramente in maniera facilissima, forse addirittura più facile che in The Bitcoin Standard, e vengono trattati diversi temi che vanno anche oltre al tema economico monetario, ripeto, la privacy, la libertà, certi diritti. È veramente interessante da leggere, questo lo consiglio perché è davvero alla portata di chiunque, non richiede nessun tipo di know-how. Questi erano i libri dedicati agli holder, quindi dedicati a chi vuole capire Bitcoin e non solo, perché abbiamo visto anche Ethereum. Adesso passiamo invece ai libri dedicati ai trader e agli investitori, quindi alla psicologia dei mercati e a come fare le cose per bene in questo senso. Partiamo dalle basi, quindi l'analisi tecnica. Tanti mi chiedono, voglio imparare l'analisi tecnica, come faccio, che libri leggo? Allora, sull'analisi tecnica c'è materiale ovunque, ci sono migliaia di libri. Io consiglio il grande classico, quello Analisi tecnica dei mercati finanziari della Hoepli, scritto da Murphy. Letto quello, non pensate di diventare dei trader però, perché analisi tecnica e trading sono due cose totalmente diverse. L'analisi tecnica è la teoria, quindi saprete sì capire cos'è un trend, cosa sono le candele, come si disegnano, come si vedono i pattern sui grafici, gli indicatori, eccetera. Però il trading poi è pratica, c'è il passaggio dalla teoria alla pratica, quindi mettersi lì, sviluppare una propria strategia e andarla ad applicare. Quindi da qui partirete con la teoria necessaria per lo studiare il grafico e lo saprete fare bene. Poi però manca tutta quella parte applicativa che non può che essere vostra personale, sbattendoci la testa e capendo. Ci sono tantissimi libri anche sull'operatività, sul come fare, come non fare, ma io credo che uno debba perdere un po' di tempo, quindi non cercare di avere la pappa pronta su un libro in quei termini lì, ma perdere un po' di tempo, spulciare tra varie fonti, varie informazioni. Online c'è tutto, ragazzi, non serve assolutamente nessun corso, nessun libro, serve tanto tempo, serve capire
che non c'è la scorciatoia in questo caso. Se magari uno vuole imparare bene qualcosa, gli può convenire una scorciatoia, una versione più compatta. In questo caso è proprio il tempo investito che fa la differenza e provare sulla propria pelle. Quindi cercate tanto su internet, sul web, trovate qualsiasi cosa su money management, emotività, tra l'altro tra poco vi consiglio qualche libro a riguardo, analisi tecnica. Per partire, ve l'ho detto, questo, il Murphy, è sicuramente un'ottima e solida base di partenza. Poi il secondo, i secondi libri, anche qui io non ne ho scelto uno solo, ma ho scelto un autore che secondo me vale la pena leggere, è Taleb. Taleb parla del concetto di cigno nero, parla delle probabilità, parla del caso, parla della cosiddetta antifragilità, che sono dei temi estremamente legati a Bitcoin in particolare, ma anche ai mercati. Non a caso Taleb è stato un trader. Taleb non parla dell'analisi tecnica, quindi del come fare trading, ma parla di come funziona la mentalità delle masse dei mercati, quindi parla del concetto di rischio, di asimmetria del rischio, quindi cercare quella situazione dove il rischio massimo è contenuto, è una perdita limitata, ma il potenziale profitto è illimitato, quella cosiddetta asimmetria. Parla della strategia barbell, la chiama, ovvero di avere un esempio, ad esempio un portafoglio strutturato al 90% con un asset sicuro e al 10% con un asset estremamente rischioso, perché male che vada perdiamo quel 10% e se invece va bene quel 10% potrebbe arrivare a valere più del restante 90%. Queste situazioni sono esattamente quelle situazioni che noi da investitori in Bitcoin e in cripto dobbiamo andare a cercare. E inoltre i libri di Taleb aprono gli occhi sui concetti di rischio, su quello che di solito viene definito sicuro, ma che sicuro non è, quindi l'illusione del basso rischio. Io lo consiglio a occhi chiusi a tutti. Io personalmente ho preferito Giocati dal caso, Il cigno nero e Antifragile. Sono tutti a disposizione anche in lingua italiana e secondo me per un trader che vuole capire alcuni concetti importantissimi come appunto il rischio sui mercati e sugli investimenti sono fondamentali. Infine, l'ultimo libro che mi sento di consigliare a occhi chiusi è un libro di Kahneman che si intitola Pensieri lenti e veloci. Anche questo non c'entra direttamente con l'analisi tecnica o col trading, ma parla di meccanismi emotivi, parla di emotività. È un po' una analisi introspettiva che ci fa capire laddove sbagliamo, cioè dove ci è facile sbagliare. Quei cosiddetti bias, ok? Per bias si intendono dei preconcetti come che ci fanno magari pesare di più qualcosa che in realtà ha meno valore. Vi faccio un esempio pratico, ok? Se io perdo un tot di soldi in un investimento o in un trade, uno di quei bias mi porta al volerli recuperare subito, ok? A considerare quella perdita come un danno fortissimo, altissimo, che io devo andare a recuperare. Questo è un errore catastrofico, perché se io lo applico nella mia strategia di trading o investimento, mi concentro sulla perdita anziché concentrarmi sul quadro generale. Questo è solo uno degli infiniti bias che ci affliggono. Infatti Pensieri lenti e veloci è un bel mattonazzo di libro, mi pare che siano circa 600 pagine, scritte tra l'altro con un linguaggio abbastanza accademico, perché è un Nobel, Kahneman, ma ragazzi davvero leggerlo vi aiuta, non vi spiega cos'è un trend, cos'è un indicatore, cos'è un oscillatore, ma vi spiega come funziona la nostra mente nell'approcciare certe situazioni come la finanza, il denaro, la perdita, i guadagni, il rischio, quindi tutte cose che assolutamente sono nostre nel momento in cui approcciamo un mercato. Assolutamente da leggere. Questi erano i miei consigli. Non vi lascio nessun link affiliato qui sotto perché non sono affiliato ad Amazon. Io vi lascio soltanto semplicemente i titoli, così ve li potete andare a cercare e se vi va leggere. E voi avete qualche altro consiglio di libro da condividere? Quindi voi quali altri libri consigliereste ai nostri ascoltatori su Bitcoin e sul trading o investimento in generale? Fatecelo sapere nei commenti, che così ampliamo la nostra conoscenza. Grazie a tutti, vi faccio un carissimo saluto e alla prossima.